Ciao a tutti, io sono Sara, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ritorna la rubrica dei preferiti e bocciati. Dunque, sapete benissimo che questa rubrica la faccio insieme alla mia amica Anna, quindi tra un po' sarà qui alla mia destra. Ma come sempre, prima di incominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e vi aspetto su Instagram e di attivare anche la campanellina così non vi perdete nessun video. Giù in descrizione vi lascio il link diretto al mio profilo Instagram, al profilo Instagram di Anna e anche al canale YouTube di Anna, dato che anche lei è sbarcata qui su YouTube. Bando alle ciance, andiamo subito a chiamarla. Ed eccoci qua, Anna è appena arrivata, saluta! Ciao! Bene, come vi ho già detto precedentemente, giù in descrizione vi lascio tutti i link diretti ai nostri profili, ma iniziamo a parlare del nostro primo preferito. Inizia Anna con il suo prodotto preferito. Ok, allora inizio con una crema. Questa qui è di Pixi e ho iniziato ad utilizzarla circa un mese e mezzo fa. Avevo bisogno di una crema abbastanza corposa e idratante perché ancora faceva freddino. Ho iniziato ad usare questa qui che è al latte, all'interno comunque anche cocco. Questa è una crema che può essere utilizzata sia sul viso che sul corpo. E ho deciso di iniziare proprio questa proprio perché magari tra qualche mesetto, insomma, c'è più caldo e io le creme corpose non riesco ad utilizzarle. Però la finisco come crema corpo. L'INCI non è proprio il top, però non è nemmeno male. Vi posso garantire che però vi fa la pelle uno spettacolo, cioè idrata veramente, rimpolpa, è come se la levica anche, c'è cioè proprio Buono. quasi, cioè quasi bene. Allora, dicevo, quindi appunto è ottima sia come crema viso, però io l'ho utilizzata anche come crema corpo e mi piace, si assorbe non tanto velocemente come piacciono a me. Comunque io le odio le creme corpo perché d'inverno soprattutto perché ci mettono una vita ad assorbirsi, insomma, ad asciugarsi e poi anche umidice, insomma, mi dà fastidio. E niente, I like it. Io invece, a differenza sua, le creme corpo le utilizzo tantissimo e se vi posso consigliarne una, mi piacciono tantissimo quelle della marca Hawaiian, qualcosa del genere. Sono fantastiche sia in estate Sì. che in inverno. Sono un pochino corpose, quindi sono più adatte per l'estate, però anche in inverno mi piacciono veramente tanto, quindi Ma bellissime. sono quelle che fanno anche i solari? Sì, sono buonissime. Quelle le adoro. Perché io compro sempre i Sì, hanno solari pure i di questo glitter, brand. troppo belli. Allora, mentre il mio primissimo prodotto preferito sono queste matite occhi di Neve Cosmetics. Io ce l'ho di quattro colorazioni, mi piacciono veramente tantissimo. Se seguite i miei video e mi seguite su Instagram, già ve ne ho parlato. Perché sono delle matite occhi veramente pazzesche, sono pigmentate da subito. Durano anche tantissimo all'interno dell'occhio, che sapete che io mi lamento sempre che non trovo prodotti che mi durino assai, come matite interno occhi. Queste invece devo dire che durano tantissimo e non mi danno nessun problema, non mi danno fastidio, sono veramente belle. La mina è molto morbida, quindi mi piacciono veramente tanto. Io ne ho 4 e sono la numero 24, la 37, la 51 e la 47. Quindi molto probabilmente ne acquisterò altre perché sono veramente Ed fantastiche. io con te. E niente, quindi in conclusione ve le straconsiglio perché a me stanno piacendo tanto e ho in mente un po' di look grafici da realizzare con queste matitine qua. Va bene, io non vedo l'ora di vederli. Allora, prossimo preferito è una palette per contouring di Kiko è la collezione Mood Boost, che è anche Sara. Anche a lei piace tanto, già lo so perché ci siamo confrontate. Ha una terra, un blush e due illuminanti, uno oro rosa e uno un po' più dorato. A me piace tantissimo e lo sto usando molto. L'unica cosa è che la Calda. terra è un filino calda, almeno per me Confermo. e al momento. Molto probabilmente quest'estate, visto che comunque sia abbastanza calda, cercherò di sfruttarla un po' di più. Le polveri comunque sono bellissime, si sfumano, gli illuminanti tra i miei preferiti, sinceramente, e anche il blush, il colore è molto bello. Quindi, Bellissima, approvata. confermo tutto quello che ha detto. Mentre il mio secondo preferito è assolutamente questo prodottino qua di Essence. Spero che lo rimettano in gamma perché se non ho capito male è un'edizione limitata. Questo è un prodotto, una saponetta per fare le soft brows. Devo dire che il prezzo che ha all'incirca sulle 4 euro è fantastico. Vi tiene sulle sopracciglia per un bel po' di ore. Persino le mie, che comunque ho il pelo abbastanza spesso, non ho problemi con questo prodotto. La cosa un po' che forse può essere negativa è
perché non tutti i pennarelli o le matite riescono a scriverci su, e poi quando andate ad applicarlo, dopo un po', quando si fissa, non si spostano più le sopracciglia, quindi rimangono lì fisse e non le potete più muovere, quindi dovete dargli la forma prima che si fissa, perché poi veramente non si muove con nulla. Quindi veramente è bello e a me sta piacendo. Spero che appunto lo rimettano disponibile appunto sempre, non solo per le edizioni limitate, comunque per quel poco tempo che è stato disponibile, perché veramente ho fatto i salti mortali per acquistarlo. Bellissimo. Sì, anch'io lo vorrei, non sono riuscita a prenderlo. Va bene, quindi passiamo da Essence sempre a low Catrice. Cost, rimaniamo. Vi parlo di un mascara. Questo qui è un mascara volume che l'azienda mi ha mandato. Io sinceramente all'inizio, ma vi ripeto, se mi seguite su Instagram e anche su YouTube, io lo dico sempre che non mi fiderei tantissimo della mia prima impressione sui mascara, perché ogni volta che io uso un mascara la prima volta non mi piace mai, perché comunque sia poi le formule anche cambiano. E niente, io all'inizio non ci davo manco una lira, perché facevo ok, niente di che. E invece mi ha sorpresa. Allora, è un mascara volume, ma la bellezza di questo mascara è nello scovolino, perché ha non so quante setole, ma veramente tantissime, cioè non so il numero esatto. Non è proprio a clessidra come tanti altri, ad esempio come quello di Anastasia Beverly Hills o quello di Too Faced il Better Than Sex, che sono proprio a clessidra. È quasi a clessidra, cioè nel senso ha una forma molto simile. Ha così tante setole che, cioè, vi fa veramente l'effetto volume anche con una sola passata. E mi piace perché la formula non è tanto corposa e non rischiate veramente di farvi grumi, perché come vi ho detto tante volte, con i mascara effetto volume io ho il problema che spesso mi fanno i grumi, perché le formule in genere sono più dense, più corpose, per cui poi mi si attaccano. Invece con questo qua non succede, e poi è super low cost. Non so veramente il prezzo perché me l'hanno inviato, però credo sui 4 euro. Io invece continuo con un altro prodotto sempre low cost, diciamo che questi preferiti e bocciati di questo mese sono molto low cost, con questo prodotto qui di OTU che mi ha mandato, che non so se si pronuncia in questa maniera esattamente, ma spero di sì, che è esattamente un eyeliner in feltro. Adesso vi faccio vedere la punta, è in feltro, sì. E questo eyeliner mi sta piacendo tantissimo, lo sto utilizzando spesso ultimamente, devo dire che ancora scrive abbastanza, quindi non si scarica subito. Per quanto riguarda il colore, che è super nero come potete vedere, ho fatto l'eyeliner appunto con questo pennarello ed è fantastico, resiste tantissimo anche all'acqua. Per andare a struccarlo dovete utilizzare o uno struccante bifase, quindi che al suo interno c'ha olio, oppure un olio struccante, perché resiste veramente tanto, e per andare a struccarlo ci vuole veramente un po' di pugno, ma è fantastico perché rimane un bel po' sull'occhio. E c'è anche da dire che il pennarello, anche se solitamente a me quelli in feltro non mi fanno impazzire, riesco a realizzare un eyeliner anche abbastanza sottile anche con questa punta, non mi dà nessun problema, quindi stra consigliato per il prezzo che ha, e mi pare che sia bassissimo, no? Sì, pochissimo, costa nulla, sì. 2 euro costa questo eyeliner. Sì, sì, e lo trovate, mi pare, su AliExpress e anche sul sito ufficiale di OTU. Sì, confermo, io di solito gli eyeliner in penna li odio, vi dico la verità, pure questo qui mi ha sorpreso perché la punta, cioè proprio l'estremità della punta scrive, è riuscita a fare veramente una linea sottile, cosa che con gli altri non succede. Infatti ho questa Sara che quando io ad esempio uso un eyeliner in penna all'inizio scrive, e dopo devo pigiare un po' di più la punta per far sì che scriva, e spesso c'è più prodotto che mi va a finire dentro l'occhio e mi bruciano, quindi io li odio proprio per questo. Invece questo qua non ha problemi, l'ho utilizzato poche volte, 2 volte, perché comunque non ho un occhio da eyeliner, però top, veramente. Yes. Ok, quindi restiamo in casa OTU, visto che ci siamo, e io vi promuovo la palette. Penso che l'avete vista anche sul canale di Sara qualche settimana fa. Sia io che le abbiamo scelto la stessa, sì, palette. Anche tu c'hai la peach, se non sbaglio. Allora, a me piacciono tantissimo. Io li ho usati tutti i colori perché ci ho fatto più look. E vi posso dire che i matte si sfumano benissimo, anche se ci sono comunque dei glitterini, ma sono matte poi sull'occhio. Sì, è vero. Io non li vedo questi hanno glitterini. Un po' di shimmerino ce l'hanno. No, effettivamente sull'occhio non si vedono, sai. Poi si sfumano benissimo. I shimmer, questi qua, 1, 2 e 3, praticamente io li amo, e ci ho fatto anche un video su YouTube quando ho fatto gli swatch per la prima volta, cioè sono rimasta scioccata. È bellissima, e poi costa 4 euro. 4 euro.
e 10 e 13, una cosa del genere, quindi pochissimo, cioè se non avete tante possibilità questa è la palette della vita. A me invece gli shimmer sono piaciuti molto di più con il dito, con il pennello non si applicano bene, ma con il dito sono pazzeschi. Non lo so, io li ho applicati col pennello e si applicano comunque, ne ho applicato uno col pennello per far la prova. Ok, il mio quarto prodotto preferito, siamo quasi alla fine. Vi promuovo questi pennelli che mi ha inviato il brand Duaio Brushes, mi pare si chiami così. Adesso qua vi faccio vedere solamente questi quattro perché sono quelli puliti che ho. Gli altri li ho messi per lavare, però devo dire che sono veramente fantastici. Anche questi qua sono veramente low cost, se non mi sbaglio costano più 12 euro e sono 15 pennelli più la pochette che è veramente bella. E sono veramente ottimi. Il set che a me hanno inviato c'erano più pennelli per il viso e anche per qualche pennello di skincare. Ce n'erano pochi per gli occhi, però vi posso dire che hanno le setole morbidissime. Anche se li lavate più volte non si rovinano, perché fate conto che già l'ho lavati 6 volte circa e non si sono rovinati per niente. Sfumano bene il prodotto, quindi veramente ottimi per iniziare se volete spendere poco per quanto riguarda i pennelli. Questi qua insieme anche a quelli di Jess Up, che costano un po' di più, però comunque hanno una qualità veramente ottima. Quindi straconsigliati anche questi. Ma io sinceramente preferisco questi rispetto a quelli di Jess Up. Ah sì? Ti dico la verità. Scoop. Sì sì. Comunque sì, a me hanno mandato il set questo qui con il portapennelli. Sono leggermente più piccini di un pennello normale, però io vi posso dire che sono tagliati molto bene. Le setole sono morbide e non perdono setole. No, completamente. Cioè io le preferisco a quelli di Jess Up, perché ad esempio ci sono alcuni pennelli di Jess Up, ho notato soprattutto quelli con le setole bianche, se non sbaglio. Sì, che un pochino pungono, leggermente. Diciamo che un po' tutti quelli con le setole bianche pungono un pochino, però cioè io preferisco a questo punto questi. Sì, infatti io di Jess Up ho due set, sia quelli con le setole bianche che quelli con le setole nere. Infatti io consiglio quelli con le setole nere, che quelli bianchi non li uso tranne qualcheduno, perché appunto vanno, danno fastidio un po' sull'occhio e pungono. Va bene, ultimo preferito, sempre in casa Catrice e quindi low cost, promuovo questo lip booster volumizing di Catrice. A me piace un sacco, è veloce, pratico, volumizza non tanto effettivamente quello che ho adesso, non le volumizza moltissimo, però le rimpolpa le labbra. Anche per il prezzo che ha, secondo me è ottimo. Mi piace tantissimo il colore, sa un po' di menta, che se non vi piace un po' all'inizio si sente, però dopo svanisce, quindi nulla. Cioè a me fa impazzire sia il colore che anche la durata. Se a voi piace tantissimo l'effetto glossato, io ve lo consiglio, è top. Bene, io termino con i miei prodotti preferiti con la bomba, vale a dire la palette in Bored Sweet di Mulac, che la sto amando. E vedo già la sua faccia. Allora, questa palettina l'ho acquistata con la beauty box di Pinalli, che hanno aperto anche loro questa novità delle beauty box mensili, e il mese scorso erano tutte etichettate al brand Mulac e io mi sono fiondata nell'acquistare questa box, dove al suo interno c'erano molti prodotti, tra cui questa palette, e devo dire che la sto amando. Mi sto ritrovando ad utilizzarla veramente tantissimo. Per quanto riguarda i matte, sono pazzeschi, si sfumano subito, sono super pigmentati, per non parlare degli shimmer che sono wow. Cioè veramente già solo applicando uno shimmer avete un look veramente pazzesco. Quindi questa palettina a me sta piacendo tantissimo. Non ho ancora provato tutti i colori, ma la maggior parte sì. Mi sento proprio di consigliarvela perché è fantastica. Questa qui bellissima, bellissima veramente. Acquistatela, è bellissima. Sta tentando anche me, ma io ho 50 miliardi di palette nude, non ne posso avere un'altra. Ok, dunque con i nostri prodotti preferiti abbiamo terminato. Fateci sapere giù nei commenti se anche voi avete provato questi prodotti e se vi sono piaciuti, o nel caso in cui non vi fossero piaciuti fatecelo sapere, che comunque il make up è molto soggettivo, quindi può essere che un prodotto che a me piace o ad Anna piace a voi non piace. Dunque passiamo al nostro prodotto bocciato del periodo. Parte Anna con il suo bocciato. Mi dispiace, però lo devo bocciare. Mi dispiace perché alcuni brand, sinceramente, mi dispiace bocciarli. Soprattutto se sono brand che io utilizzo da tanto tempo, insomma, e mi piacciono in generale come brand. Però se una cosa non performa, non performa. Dobbiamo fare. Dunque, mi riferisco al Demi Matte di Huda Beauty. Io ho la colorazione. Che colorazione è? Feminist. Il colore è bellissimo, è un bellissimo nude.
abbastanza caldo, quasi pescato. Ci ho fatto anche un post ultimamente, mi hanno chiesto anche sotto nei commenti: ma le labbra? Ma le labbra? Il problema di questo rossetto demi matte è che, allora, non potete sbordare più di tanto. Io infatti ho sbordato, ma principalmente prima ho passato la matita per contornare le labbra, altrimenti se voi sbordate solo con questo è la fine, ve lo ritrovate fino a qua sotto. Inoltre io l'ho messo appunto con la matita, e vabbè, utilizziamo la matita. Il problema è che io me lo ritrovo ogni secondo nei denti, cioè pulisco i denti e dopo 3 secondi me lo ritrovo nei denti. Quindi, cioè, uscirci con un prodotto del genere, vabbè, c'è il dentino storto, però dico, non si può. Cioè, se io dovessi uscire con un prodotto del genere, mi metto a parlare, c'ho il dente color nude, ma anche no. Ecco, quindi direi di bocciarlo. Quello che mi urta, sai cos'è? È il fatto che sto rossetto costa un botto. A voglia. Ok, ho provato rossetti demi matte, anche di brand che costano forse, non lo so, un millesimo di quanto costa questo, e non se ne vanno sui denti. No, anche perché comunque ho la stessa cosa pure io, quindi penso che sia proprio così il prodotto, non che ci è uscito fallato a noi. No, ma dico, anche a te ti va sui denti, comunque se si sposta. E quindi io, cioè, io ho pensato che fosse il dentino storto che comunque sia parlando magari, però oh, non è così. Cioè, a sto punto se ci va pure sente a Sara che ce l'ha drittissimi, ma anche no. Quindi io direi di no. Cioè, risparmiatevi questi soldi, non raccattatelo, perché secondo me sono soldi persi. Perché se per fare una foto ci sta, è bellissimo il finish e tutto il resto, però per uscire, se dovete andare anche a mangiarvi un gelato, se il caso lo ritrovate sotto il mento, quindi manca. Mentre il mio prodotto bocciato a malincuore, dopo che ho teso mesi e mesi per testare questo prodotto, è questa palette qua di Queen Beauty. Perché vi dico che è bocciata? Diciamolo, abbiamo sofferto entrambe. Sì, con questo arrivo di questa palette dietro i corrieri, allora, e le spedizioni, diciamo che, cioè, la palette in sé è molto bella. Secondo me loro puntano molto sul pack di questi prodotti, perché il pack è pazzesco, non gli si può dire niente. Però giustamente 42 euro e passa di prodotto, che mi punti solo sul pack non va bene, perché ci sono alcune file di ombretti che vanno benissimo, performano, si sfumano, sono anche molto molto luminosi. Altri invece che non performano, non si sfumano, alcuni shimmer sono secchi, quindi non sono molto luminosi. Per esempio io oggi, in un look che ho fatto per martedì, se vi fosse perso il video ve lo lascio in caso qui, ho utilizzato questo dorato, c'è quasi il buco, cioè per farlo uscire in quel modo luminoso non ho dovuto veramente applicare tantissimo. Poi una cosa che non mi piace, quando invece ho realizzato il look con l'acquario, la sera non avevo più shimmer, erano tutti nelle pieghette della palpebra. Quindi 42 euro di palette e mi fai questi problemi? Assolutamente no. Con 42 euro ci compriamo una Be Perfect, che sicuramente è molto 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 più avanti di questa. So che molti su Instagram mi avete scritto chiedendomi com'è, perché volevate un parere. Anche alcune ragazze mi hanno scritto in direct chiedendomi me la consigli. Se volete spendervi 42 euro per provarla, fatelo, ma a mio avviso sono un po' troppi, perché comunque un conto è se dà questo problema a qualche colore. Ad oggi ho utilizzato più o meno tutti i colori e no, più della metà danno problemi, e soprattutto ci sono rimasta male quando ho realizzato quel look con segno acquario e la sera mi sono ritrovata tutti gli shimmer nelle pieghette dell'occhio, e non va assolutamente bene. Sono bellissimi i glitter, che sono quelli dell'ultima fila, quindi quelli là sicuramente li continuerò a utilizzare per qualche look particolare, ma bisogna mettere una colla sotto, perché se no non tengono e vanno in giro per l'occhio. Però per il resto no, assolutamente no, mi dispiace, quindi è bocciata. Continuerò a testarla per vedere se riesco a trovare una soluzione, però per ora, per quei look che ci ho realizzato, a parte uno, non mi sento di consigliarvela e mi dispiace veramente tantissimo. Che, come ho già detto, appunto, per lo stesso prezzo potete trovare per esempio una Be Perfect, che è molto molto migliore rispetto alla qualità di queste, ma quella a prescindere è migliore di questa. Questi qua sono i nostri bocciati. Fateci sapere giù nei commenti anche per quanto riguarda questo
questi bocciati, cosa ne pensate? E soprattutto se avete qualche bocciato clamoroso questo mese, scrivetelo sotto nei commenti, così evitiamo di spenderci soldi anche noi, no? Che ne pensi? Esatto, ci fa un grandissimo favore perché ultimamente stiamo spendendo un po' troppo. Il video termina qua, io spero che vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e vi aspettiamo su Instagram, tutti i link sono giù. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Adesso Anna ci saluta. Ciao ragazzi, alla prossima. Dunque io vi do un grande bacio, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Ciao.